Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Toto Bax ed in questa nuova puntata su eFootball PES 2020 affronteremo di nuovo l'Ascoli, questa volta in casa, partita valida per la Coppa Italia e poi, ragazzi, il campionato continua. Oggi è la prima puntata che saranno solo partite, io conto di farne un bel po', ora vediamo quante ce ne entrano in una puntata, divertiamoci la stagione. Sì, la stagione, avanzamento nel frattempo, prossima partita. La stagione è solo che è iniziata, ora inizia il bello, insomma. Allora, questa è la formazione, ragazzi. Giocheremo con la difesa a 3, Sai tra i pali, Stremer, Jaric, Lucas Melo, a destra Patrick, a sinistra Ximenez, Ponzio, Ostuot, Barota, Castolo, Bourget. Proviamoci, ragazzi. Vediamo che cosa ne esce. Calcio d'inizio. Dobbiamo tentare il ribaltone, dobbiamo provare anche qualche modulo diverso, dobbiamo provare un po', magari con tre difensori riusciamo ad arginare quei tre di difesa, poi Luca Ponzio, quello è Lucas Melo, Ponzio, non so come si chiama, vabbè, vediamo che cosa ne esce ragazzi. Oggi giochiamo in casa, stiamo al San Vito, Gigi Marulla di Cosenza, Real Cannuzzi Ascoli, ragazzi, partiti! Prendilo! Niente, gli scontri aerei sono proprio... Jaric la recupera, ma Stremer le perde tutte, noi già difendiamo per l'anima dei morti, poi tu le perdi, dai Ponzio, prendilo, l'avevo visto, Ponzio lo recupera, attenzione, Laverone, palla dentro. Facciamo partire questo contropiede. Ma Castolo, ma non l'hai visto? Perché ti sei messo? Perché cosa ci fai là? Non sapete fa manco un movimento, mannaggia a voi. Barota, eccolo Barota. Controlla con il corpo. Bourget, Ximenez. Dobbiamo arrivare... Bourget, e fai valere sta tua velocità, mannaggia a te. Ostuot, la sbroglia lui. L'ha presa Lucas Melo di testa. Ostuot, facciamola partire quest'ultima azione. Bourget, gliela passi a Ximenez. Bravo. Vai piega verso il mezzo. E mettiglielo sto piedino, st'ultimo passaggio, mannaggia a te. Sono in vantaggio, si sono anche chiusi. E quindi si sono proprio chiusi, guardate, si sono proprio chiusissimi. Ponzio, parte lui. Ostuot, facciamola girare, c'è il Nili. Mamma mia che se si sono chiusi, guardate. Proviamo il cambio, mettiamo un Giorgo là davanti al posto di Castolo, proviamo... a prenderla di testa. Attenzione Ponzio, la prende Ponzio per Giorgo. Mannaggia, occasionissima. Ponzio l'aveva recuperata. Bam, a fil di palo. Peccato. Ragazzi, purtroppo se anche le poche occasioni che ci riusciamo a recuperare non le buttano dentro, sarà un inferno. Sarà veramente un inferno. Dovremo essere bravissimi. Vai Ponzio. Ostuot. Giorgo. Si gira. Palla per Ximenez. Palla dentro. Mannaggia Ostuot. Vabbè raga, anche se avesse segnato non sarebbe cambiato niente, però proprio l'orgoglio di fare un gol, l'orgoglio di... Ragazzi, sarà una stagione tostissima. C'è anche il portiere in avanti. Bam, di testa. Macche la prende sulla linea. Ok, va bene, 0-0. Meno non abbiamo perso, ma figurati. Ok, eliminazione veramente amara perché è venuta con un 3-1. Clamoroso allo stadio dell'Ascoli, clamoroso, Ardemagni tripletta,
Stremer ha fatto cioè, l'Arde Magna e Rossetti hanno fatto il bello e il cattivo tempo con... Ragazzi, è così, la Master League partendo proprio dal basso è così, insomma è bella anche per questo, cioè partire con la squadra che è scarsa e vedere nel tempo come cresce. C'è le trattative, già sta trovando altri giocatori, vabbè, non è proprio il momento ora per guardarne altri, ora è tempo di giocare. C'è stata solamente una partita di campionato, il Cosenza è primo, mi fa piacere, ma ora è tempo di riprenderci in campionato, vabbè, Coppa Italia. Una parentesi che lasciamo stare, ora è tempo di ricominciare a insomma con tutti i crismi. Allora, il Pisa tecnicamente come overall dovremmo prenderlo, quindi cari miei, vedete come dovete fare, perché questa la dobbiamo svoltare. E ci siamo dall'Arena Garibaldi, Romeo Anconetani di Pisa. Che stadio! Peraltro io l'ho visto lo stadio del Pisa, due squadre neopromosse, questo avversario è alla nostra portata, giochiamocela bene. Ponzio. Ma è una cosa incredibile, ma è incredibile. Io, cioè che poi, no, io quando faccio le Master League... Cioè, è sempre la stessa storia. Quando io faccio le Master League, poi sempre nei commenti dicono: ah, ma sei scarso, perché metti superstar? Perché quando io gioco con i giocatori normali, non fanno queste cose. Poi mi viene lo schiribizzo di prendere i giocatori e tu dici: ah, dato Bax, rosichi. Sì, rosico perché quelli scarsi sono proprio scarsi. Porca miseria. Vi assicuro che io gioco in amichevole, in superstar, e lo sapevo che fosse... Lo sapevo che sarebbe stato più difficile. Ok? Non è che... Lo so che quando prendo la Juve i difensori le prendono tutte, non è che non lo so, il discorso basilare è che i difensori li prendono tutte, però anche gli altri sono forti, no? Se io gioco Juventus contro Barcellona, i miei le prendono tutte, anche le loro le prendono tutte, no? Invece no, qua i nostri sono scarsissimi e loro sono tutti Maradona, ma come cacchio è possibile? E poi rosico, è certo che rosico, per questo motivo rosico, poi qua ho sbagliato io, però ci siamo capiti, no? Mannaggia a voi, mannaggia. Dai, ballerini tip tap, mi sembrate. Guarda che taglio. Che passaggio di 50 metri che t'ha fatto quello. Ostout, ma mi vuoi partire e mi fai un contropiede come si deve? Barota, eccolo. Espimas, ma vaffa, gnosca, va. Ma che tiro è? E balli il flamenco, balli. C'ho pure la maglia adatta. La spazza via Jaric. Castolo ancora non si è fatto vedere. Proprio in nessuna partita. Barota il gol l'ha fatto. Bam! Dai Lucas Melo. Parte Ponzio. Mette la quinta Ponzio. Barota! Castolo! Lucas Melo va a chiudere. Vai Lucas Melo, non mi deludere. Di tacco, il disimpegno. Vuole dimostrare al tecnico che ha sicurezza, ma in realtà dimostra di essere un pazzo. Ma quelli che si chiamano Melo, no? Felipe Melo, Lucas Melo, ma con che? No, proprio già proprio nel nome, cioè come mi è venuto in mente. Lucas Melo, Felipe Melo, cioè proprio già nel nome c'ha il flop. Ridendo e scherzando, ridendo e sterminando, siamo in svantaggio. No! Meno male che Ciuccio. Mi è venuta un'idea malsana a vendere Minanda. Io dovevo comprare il malesiano lì. Castolo! Ma ne azzeccasse una! Mettiamo Cernili al posto di Ostout. Voglio fare un cambio tattico. Voglio far giocare Ponzio un po' più avanti. Vediamo se le sue doti tecniche riescono a scardinare. Dai, passala! Ximelez! Eccolo! Barota!
questa, ce l'eravamo giocata bene. Poi c'è il Nili, c'è il Nili per vie centrali, Ximelez, Barota, palo rete, la riprende lui, Barota, ma che soddisfazione, Pem, e queste, questo è il bello della Master League, raga, questo è il bello della Master League, e non mi venite a dire che non è vero che questo è il bello della Master League, cioè certo, rosico, però questo è il bello della Master League, cioè ogni gol, perché sei riuscito a segnare, se invece fai così, prendi la Juventus, pa, gol, Cristiano Ronaldo, spendo i milioni, siamo tutti bravi. Questa è la Master League. Non a caso nei vecchi PES era così. Poi nei nuovi PES hanno aggiunto la possibilità di prendersi subito la Juventus, perché giustamente no. Però questo è il bello, Birindelli. Queste sono le belle Master League, queste sono belle carriere. Mannaggia a voi, ma non si può stare. Bravo, sai, come cacchio ti chiami? Ho visto anche... sbagliato tasto, caspiterina. Ti ho visto che stavi andando indietro al 90esimo, mannaggia a te, mannaggia a Moscardelli! Moscardelli ci ha segnato! Mosca gol! Guarda. Proprio lui. Ragazzi, gol sbagliato, gol subito. È la dura legge del gol. Mannaggia. Sfida salvezza fallita. La riusciamo a prendere? La riusciamo a riprendere? L'assalto della disperazione. Ximelez. Mannaggia la miseria, l'adrenalina, ragazzi, proprio l'adrenalina addosso. Proprio è rimasto il colpo in canna, l'urlo in gola. Porca miseria. Vabbè, è andata così. Occhiata alla classifica, siamo fanalino di coda insieme al Venezia, ma non diamoci per vinti, la stagione è appena iniziata. Avanzamento, prossima partita, dobbiamo giocare contro la Cremonese, non perdiamoci in chiacchiere. Dobbiamo assolutamente dare una svolta alla nostra stagione, vediamo un po' chi si sente bene e chi si sente male. Senti un po', fidiamoci di ste freccette. Stremer si sente che scoppia di salute, mettiamolo in campo. Valeni scoppia di salute, mettiamolo in campo. Castolo non si è fatto vedere, mettiamo un Giorgo. Io direi di mettere un Giorgo qui davanti. Barota ovviamente a sostegno. Ostot laterale destro Ostot non esiste, ma perché? Espimas che cosa ha? Scusate, Espimas qua, c'è il Nili dietro e Ponzio leggermente più avanti, ce lo proviamo a giocare centrocampista centrale, dai CC, in maniera tale che prova a spingere Nach de Cal, Bourchet, e va bene così. Castolo, ho capito che c'ha la freccetta, ma proviamo un Giorgo, perché se no proprio non ne state infilando una. Quindi vediamo le magliette, va bene così, calcio d'inizio, dai. Siamo al San Vito, Gigi Marulla. È la sera, è il momento delle grandi occasioni, lo stadio è gremito per questo ritorno del Real Cannuzzi in campo. Tutto lo stadio a tifare per i loro beniamini, per questa Serie B che è partita male. Loro sapevano sarebbe stata una partita in salita, pieno supporto per questa squadra che mira a salvarsi. Oh, la stacca di testa Lucas Melo. Ancora Lucas Melo. Dai, che oggi si è messo le corna Lucas Melo, dai. E t'ho visto che sei scappato, t'ho visto. Ma Valeni è troppo lento. Oh, spazzatela via. Giorgo di testa per Barota. Prova a partire in contropiede, Barota. È difficile però. Prova il dribbling. Una roccia, Barota. Palla dentro. Si c'è trovato Ximelez e non Giorgo. Ma perché? Ma fate i movimenti giusti, mannaggia voi. Ximelez, palla dentro. Giorgo di testa. No. Bravo. Dai che questa Cremonese si può prendere. Dai che si può prendere. No.
Stremer. Mamma mia, i difensori a questo giro sono messi le corna, si sono messi. Ximelez prova a innescare Njorgo. Taglia fuori il difensore di potenza. 0-0 alla fine del primo tempo, ma non è possibile, non ci credo, non siamo riusciti a buttarla dentro. C'è una crescita della squadra, indubbiamente, ma non riusciamo a buttarla dentro. A questo punto li ho scambiati, ho messo Castolo sulla sinistra e Barota sulla destra. Vediamo come funziona, perché le prime partite giocava Barota sulla sinistra. Vediamo un po' come funziona questo nuovo assetto tattico, vediamo se Castolo si trova di più sulla destra. Si appoggia, Cernili, Espimas, Barota, chiede la triangolazione, Castolo, ancora, triangolazione Barota, Castolo ancora. Meme! Non ce lo meritavamo se era gol. La palla si è trovata lì, ma che cavolo è successo? Ma che è successo? Guarda, guarda, guarda! Ha avuto tutto il tempo di rialzarsi. Valeni! Palla dentro! Mamma mia, Castolo! La rovesciata! Ma spazza! Spazza via, mannaggia a voi, Valzania! Guarda, guarda, guarda! La porta via dall'area di rigore. Lui che è fresco. Espimas vede l'inserimento di Barota. Gliela passa. Barota. Barota. Si gira. Per Ximelez. Che di destro. La spara sul portiere. Occasionissima. Dai ragazzi. Dai ragazzi. 0-0 ragazzi. Questa la meritavamo. Stiamo crescendo. Stiamo crescendo. Dai. Non demoralizziamoci. Dai, la prossima, subito la prossima. Ah, già c'è la cinematica che cosa succede? In questa stagione non abbiamo ancora mostrato di cosa siamo capaci. Presto la stampa chiederà la tua testa. Mizzica. Farò in modo di vincere la prossima. Speriamo. Mizzica, ragazzi. Mizzica, 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 mizzica. Se fanno già dure le cose. Vabbè, ragazzi, sapevamo sarebbe stata una stagione difficile. Ora, il discorso è che il nostro obiettivo tecnicamente è arrivare nella metà alta della classifica. La domanda è: se arriviamo nella metà alta della classifica, tutto a posto? O ci sono lo stesso? Perché se ci sono lo stesso, c'è qualcosa che non va. Dobbiamo arrivare nella metà alta della classifica. Diamo tempo al tempo. Allora, andiamo alla prossima partita. Dunque, avanzamento, prossima partita. Benevento Real Canuzza allo stadio Ciro Vigorito. O Vigorito, raga, non lo so. Squadra che viene da comunque è stato in Serie A. Ha un respiro, mamma mia che stadi giustamente che ci sono. Allora, vediamo che cosa riusciamo a fare. Vornander, la partita dell'ex. La passa a Patrick, che sale sulla destra. Pessimo passaggio in mezzo. Ponzio, palla per Patrick, fase concitata della partita. Bello l'inserimento, eccolo l'inserimento di Espimas. Barota la mette dentro. C'era anche Boucher in mezzo. Stiamo giocando bene. Ponzio, il dribbling. Poi la passa di nuovo a Patrick. Scarica su Espimas. Ostout. Va bene, va bene. Non facciamoci bucare in contropiede ora. Ripieghiamo. Ripieghiamo. Atemai. Ponzio. Sfodera tutta la sua esperienza. Castolo. Parte Castolo, vede lo scambio di Boucher, lo scatto di Boucher, lo scambio, che cacchio ho detto. Ostout di testa, mamma mia, testa e testa. Che botta che hanno preso. Prendi l'uomo in mezzo, prendi l'uomo in mezzo, prendi l'uomo in mezzo. Patrick, pericolo. Espimas. Patrick. Ia, come si è buttato? Raga. Stiamo giocando bene, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Stiamo difendendo bene, stiamo attaccando bene. Dobbiamo buttarla dentro. Dobbiamo buttarla dentro. No! Mamma mia, pericolissimo.
Vede lo scatto di Barota. Boucher. Patrick. Bello palla per Boucher. E Spimas ci arriva. Patrick. Di tacco. Prova a liberare Castolo, ma non va. E Spimas. No, la prende per un attimo. Ritorna su Valeni. Ostot. Forza ragazzi. Ostot, bravo. Barota. Barota. No, bella l'idea dell'appoggio, Patrick. Dai che sei in vantaggio, Melo. Bravo, Melo. Bravo, Melo Cotogno. Bravo. Ponzio. Di testa. Barota. Si ferma. Si gira. Palla dentro. Che? Abbiamo un buon calciatore di punizioni. Sì, Ponzio, però siamo veramente lontani. 31 metri. Mamma mia. Ci vogliamo tirare? Ce l'avremmo mai fatta da 31 metri. Bella palla. Patrick. Il dribbling. Dai, Patrick. Sai fare un dribbling come si deve? Vai, Valeni, chiudi. Chiudi. La palla rimane lì. Palla dentro. Eccolo un Giorgo. Palo clamoroso. Palo clamoroso. Palo clamoroso. Lo voglio rivedere. Ximelez. La palla gli arriva, un Giorgo di testa. Palo interno. Mannaggia, oh. Ximelez. Patrick. Dai, la spara addosso al portiere. Ragazzi, ce la meritavamo la vittoria. Ce la meritavamo la vittoria. Dai, ce la meritavamo la vittoria, mannaggia la miseriaccia. Ragazzi, però cioè, abbiamo iniziato a giocare bene, cioè ho cominciato a prenderci la mano, stiamo giocando bene. Non arriva il gol. Difficile, veramente tosta. Però intanto sono due pareggi. Una cosa per volta, una cosa per volta. Vabbè, guardiamo la classifica. Viene lo scuoramento, perché due punti. Però passo dopo passo. Facciamo un'altra in questa... La facciamo un'altra, dai. I giocatori anche si riposano, Livorno, ammazza. Vabbè, dai, la facciamo un'altra subito, dai. Aria di casa. Siamo al San Vito Gigi Narulla di Cosenza, Real Cannuzzi e Livorno. Aria di casa. Palla per Edinson. Prova il cross, si rimpalla e forse... No, è fallo, va bene, dai. Edinson gli passa proprio a fianco al naso. Edinson la prende con il petto. Si gira. Palla per Castolo. Castolo. Vede che parte Patrick. Gli scarica la palla. Anzi, De Spimas. Niente, i dribbling proprio... Barota. Castolo. Si gira. Castolo. Occasionissima di Castolo. La inchioda lì il portiere. Patrick. Niente. E Spimas. Castolo ancora. Mannaggia l'ultimo tocco. Mannaggia a voi, mannaggia. Voglio tenere ancora Barota, anche se Giorgo ci ha fatto vedere una bella cosetta l'altra volta. Palla dentro. L'aveva toccato uno dei nostri. Ci arriva Sai. Doppio cambio. Entra Ximelez per Boucher e Giorgo per Castolo. Vediamo se Giorgo là davanti riesce ad azzeccare il colpo di testa. Vincente. Barota. Proprio per Giorgo. Eccolo.
Errore difensivo. Palla dentro. Ma che cross è? Che passaggio è? Barota. Ximelez. Barota. Giorgo. Libera. Patrick. Espimas. No. Ti prego, no. Oh, Jaric ci mette il corpo, meno male. Giorgo. La recupera lui. Ximelez. No, pure in fuorigioco Minanda. Non Minanda, Barota, come cacchio ti chiama. Ok, va bene, 0-0. Ragazzi, oggi 3-0-0, però, cioè, in confronto a prima che le perdevamo, stiamo difendendo bene. Abbiamo assunto noi il pallino del gioco. Oddio, più noi che loro. Oh no, vediamo le statistiche un attimo, scusate perché sono curioso. Vedete, possesso palla 52%. Beh, più noi che loro, di poco, però, raga, tiriamo troppo poco in porta, un tiro in porta, sì che loro due. Va bene. Ce lo faremo andare bene. Questa è l'ultima partita, ragazzi, siamo a giornata 5. Diamo un'occhiata alla classifica, giusto tanto per, ma ancora siamo, ragazzi, però il Livorno era in seconda posizione, anzi era in prima posizione. Il Livorno era in prima posizione, non ci abbiamo pareggiato, era, è sceso in seconda. Quindi abbiamo fatto un punto contro una squadra forte. Contro chi abbiamo giocato? A Cremonese, che è di alta classifica, vedete l'Ascoli, infatti era forte. Quindi a Cremonese, poi abbiamo giocato contro, mi ricordo, Benevento. Abbiamo fatto tre partitelle, niente male oggi, eh. Quella contro il Pisa, ragazzi, abbiamo persa clamorosamente. Là erano da guadagnare i tre punti, assolutamente. Va bene, ce la faremo bastare. Ragazzi, io vi do chiaramente appuntamento alla prossima puntata. Giocheremo contro l'Ascoli, ok? Ci proveremo a prenderci la rivincita contro l'Ascoli. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento al prossimo video, qualora lo vogliate, sempre qui, su questo canale. Ciao!